a Polla arrivano i parcheggi rosa ovvero spazi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini piccoli per una mobilità sempre più inclusiva e adatta alle esigenze dei cittadini. Il comune è risultato beneficiario di un finanziamento del Ministero dei Trasporti e avendo ottenuto di recente il trasferimento delle somme procede ora alla realizzazione degli stalli rosa previsti con la delibera di giunta del 26 luglio 2022. Ne saranno realizzati 5 in Via del l'Annunziata presso il nido per l'infanzia comunale, 4 presso l'area verde del Parco della Rimembranza, 2 presso Piazza Cristo Re e uno presso il pronto soccorso dell'ospedale. Era necessario anche regolamentare la modalità di rilascio dei cosiddetti permessi rosa e di fruizione degli stalli. Su proposta degli assessori Federica Mignoli e Vincenzo Giuliano, lo scorso 31 ottobre è stato approvato il regolamento. Sette articoli in cui sono spiegate le finalità dell'iniziativa, i soggetti legittimati ad ottenere il permesso, ovvero donne in stato di gravidanza e genitori con bambini di età non superiore ai due anni. E ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo permesso. Le modalità di richiesta, che va presentata al protocollo del comune attraverso una specifica modulistica già predisposta, la validità del permesso, quello rilasciato alle donne in gravidanza, ha validità fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta del parto, mentre quello rilasciato ai genitori del bambino ha validità fino al giorno del compimento del suo secondo anno di età. Per l'utilizzo del permesso gli stalli rosa possono essere utilizzati solamente per il parcheggio di veicoli che espongono il permesso rosa che può essere utilizzato dalle donne in gravidanza che ne sono intestatarie oppure da uno dei genitori del bambino di età inferiore ai due anni ogni qualvolta venga effettivamente trasportato il bambino. Sono considerati validi anche i permessi rosa rilasciati da altri comuni o enti sovraccomunali cui è delegata la funzione.